Buongiorno a tutti, sono Roberta Bertin, mi occupo di filosofia, in particolare di filosofia della scienza, da moltissimi anni, e mi hanno sempre interessato le filosofie e le scienze della vita, in particolare biologia, neuroscienze, genetica, evoluzione. Ecco, quest'anno fra le iniziative culturali del Polo delle Civiche Scuole c'è anche l'accompagnamento degli studenti che sono interessati a questo seminario sul cervello fra i razionali e irrazionali organizzato dal Centro di Eccellenza delle Malattie Neurodegenerative. E l'introduzione in particolare quest'anno sarà particolarmente interessante perché tratterà di bioetica. Allora io ho pensato di proporre due incontri, uno sulle menti animali e uno sulla nostra di mente, per avere qualche elemento in più prima del seminario. Nel primo incontro le menti animali. Le menti animali sono che cosa rispetto a noi? Ecco, uno dei temi su cui chiacchiereremo sarà questa nostra ambivalenza, questa nostra ambiguità fra il distanziarci e l'essere invece vicini, fra il vedere gli animali come un qualcosa di completamente diverso da noi, perché noi abbiamo la razionalità, il linguaggio, l'autocoscienza, e invece un altro filone, un altro modo di porci, quello della continuità. Quindi noi siamo differenti, certo, ma per gradi. Ci sono molti elementi comuni e in questo senso lo studioso più rappresentativo è Charles Darwin, per cui per lui la continuità è una differenza di gradi. Fra l'altro Charles Darwin mi ha molto colpito perché sono venuto scoprendolo in modo completamente diverso da quello che conoscevo ai tempi della scuola. Quindi uno studioso a 360 gradi, non quello solo quello della selezione del sangue, delle unghie con i denti, che è un'interpretazione successiva e piuttosto parziale del suo pensiero, perché lui parlava anche di cooperazione, i modi di viversi nel mondo sono diversi. E in particolare una frase vorrei sottolineare, quando lui dice che se noi non viviamo la saggezza solidale, siamo mostri naturali. Direi che già solo su questo ci sarebbe da riflettere. Torniamo alle menti animali. Ci faremo aiutare in questo percorso da alcuni etologi cognitivisti. Gli etologi cognitivisti sono coloro che studiano il comportamento animale, la mente, all'interno del contesto, della specie, rapporti quindi dell'individuo con la specie o con altre specie, e nel mondo in cui vivono, quindi tendenzialmente non attraverso test di laboratorio, se non a particolari, come vedremo in Frazzeval. Saranno appunto Frazzeval, primatologo, studioso quindi dell'antropomorfe, scimpanzé, orango e gorilla, la Ginguda, l'altra primatologa, oppure Mark Bekoff, studioso dei canidi, quindi cane domestico, coyote, lupo, piuttosto che, due italiani, Danilo Mainardi, ora in pensione, ma docente di etologia cognitiva presso l'Università di Venezia, e Giorgio Vallortigara, che studia invece pulcini, piccioni, eccetera, in docente attualmente presso l'Università di Trieste. In particolare seguiremo una scienziata che io amo moltissimo, Irene Pepperberg, che col suo pappagallo cenerino Alex, in un rapporto che durò anni e anni, si creò una relazione molto forte. Infatti il suo modo di rapportarsi, di fare i test, è completamente diverso da quegli standard usati nei laboratori, anche questo è una cosa su cui riflettere. E questo pappagallo raggiunse il livello cognitivo di un bambino di 5 anni. Ma l'aspetto cognitivo è solo uno degli elementi, secondo me. Un'altra caratteristica di questo animale mi ha colpito, la sua profonda empatia. In un'occasione, quando Irene era particolarmente triste per tanti motivi, lui le disse: ti voglio bene. Ed era una cosa che nessuno gli aveva insegnato, l'aveva sentita dagli studenti,
però l'ha usata nel momento giusto, nella situazione giusta. Certo, era un uccello straordinario anche perché aveva da solo scoperto lo zero, ad esempio, che è un concetto molto complesso, in Europa è arrivato nel 1600, però intendo tutti questi, tutto quello che ci mostra questo animale, che peraltro non è un mammifero, ma è un uccello, quindi struttura cerebrale completamente diversa, l'apparato fonatorio, la laringe, eccetera, ha un becco, quindi è completamente diverso, anche se in natura loro, come gli usignoli, usano diciamo dei versi molto, molto sofisticati, delle melodie, eccetera, quindi è portato a usare un linguaggio sofisticato da un punto di vista sonoro, e poi un linguaggio sofisticato lo usano anche in natura, fra di loro, per comunicare. Però quello che si è venuto scoprendo è moltissimo, e sia per il tipo di personaggio che è questa scienziata, sia per il tipo di caratteristiche che ha questo uccello, lo userò come filo conduttore. Poi ci saranno, non so, Coral Lawrence con l'imprinting e l'istinto, vedremo anche un dibattito tra istinto e apprendimento, scopriremo che all'interno del mondo animale ci sono culture, e ci occuperemo di animali che non penseremo mai, addirittura le api hanno un linguaggio, e poi ci soffermeremo appunto sul questo aspetto dell'ambiguità, che l'ambiguità nei confronti del mondo animale è molto antica, potremmo dire che risale ad Aristotele, lo vedremo, ma addirittura per arrivare a Vallottigara, e lo vedremo anche in questo caso. Un'altra biologa ci aiuterà e butterà lì, insomma, lancerà come dei suggerimenti, essendo Asperger, quindi una biologa con una modalità di percezione e di astrazione diverso dal nostro. Gli Asperger sono, diciamo, gli autistici ad alta funzionalità, e lei ci mostrerà delle somiglianze, a suo parere, fra il mondo animale e il suo. Insomma, in queste due ore saranno molto intense e spero possano interessarvi. Io le ho poi montate e smontate l'intervento, e quindi ognuno di voi, sia quelli che l'hanno seguito che quelli che sono incuriositi, potranno, diciamo, visionarlo a piccoli brani. Termino questa breve presentazione con un dialogo di Plutarco, questo filosofo greco, il quale in questo suo breve racconto, Le bestie sono esseri razionali, suggerisce alcune cose, e questo dialogo è fra Odisseo, il quale si trova dalla maga Circe, i suoi compagni sono stati trasformati in maiali e vorrebbe tornassero umani. La maga Circe gli dice: ok, va benissimo, però loro devono voler tornare umani. E qui c'è il dialogo fra lui e Grillo, che è appunto un suo ex compagno maiale in quel momento, e quindi ecco qua. E quale virtù, Grillo, possiedono le bestie? Considera innanzitutto il coraggio, se vuoi, per il quale ti inorgoglisci, non ti schernisci quando sei chiamato audace e distruttore di città, tu che sciaguratissimo, avendo ingannato con trucchi e macchinazioni uomini che conoscevano un semplice nobile stile di guerra ed erano inesperti di inganno e di menzogne, assegna la malizia il nome di quella virtù che per niente si avvicina alla malizia. Eppure tu vedi come i combattimenti delle bestie tra loro e contro voi uomini siano privi di trucchi ed artifici. Esse resistono fino all'estremo e conservano l'invincibilità. Infatti, anche quando sono sopraffatte fisicamente, non sono sconfitte, né cedono nello spirito, ma muoiono combattendo. Da parte delle bestie, nessuna preghiera, né richiesta di compassione, né ammissione di sconfitta, né un leone schiavo di un leone, o un cavallo di un cavallo per viltà, come di un uomo schiavo, un uomo, inclini ad accettare la schiavitù, una condizione che prende nome dalla viltà. Le bestie, che gli uomini riescono a sconfiggere con trappole e trucchi, se già adulte,
rifiutando il cibo e sopportando la sete, si procurano la morte e la preferiscono alla schiavitù. Invece a uccellini, a cuccioli, che per l'età sono docili e teneri, gli uomini offrono molte e fallaci lusinghe e li ammaliamo, e dopo che hanno gustato piaceri, un modo di vita contrario alla loro natura, li rendono con il tempo privi di nervo ed essi accettano e sopportano la cosiddetta addomesticazione. Per queste considerazioni è estremamente chiaro che le bestie hanno una predisposizione innata all'audacia, per gli uomini invece la franchezza è proprio contraria alla loro natura. Da quanto segue, carissimo Odisseo, puoi soprattutto capirlo. Infatti nelle bestie la forza è per natura equilibrata e la femmina per nulla inferiore al maschio nel sopportare travagli. Se credete di essere migliori dalle bestie per coraggio, perché mai i vostri poeti chiamano quelli che combattono con estremo valore contro i nemici uomini dalla mente di lupo, cuor di leone, simili a cinghiali per forza? Ma nessuno di loro chiama un leone cuor di uomo, né un cinghiale simile a un uomo per la forza. Eh già. E con questo io vi lascio alla prossima. Grazie.